Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo dell'importante ruolo della scuola nella formazione dei giovani. Lo faremo insieme alla nostra carissima dottoressa Ada Antonelli in collegamento con noi da Forlì. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera a voi. Allora, dottoressa, potrebbe condividere con noi qual è la sua opinione rispetto a quale dovrebbe essere il principale obiettivo della scuola nell'educare le nuove generazioni? Dunque, il tema della scuola è un tema complesso che mi è particolarmente caro perché io sono stata un'insegnante di scuola primaria per molti anni. Prima ancora di esercitare la mia funzione come psicologa. Quindi è un terreno che conosco bene e mi sono anche spesa tanto per la scuola perché ci credo. Ci credo come proprio istituzione educativa. Oltretutto, partiamo dal presupposto che la scuola è appunto un'agenzia che dovrebbe educare, obbligatoria, quindi aperta assolutamente a tutti e tutelata dalla nostra Costituzione. Questo a volte si perde un po' di vista. Detto questo, cosa dovrebbe fare in primis la scuola? Dovrebbe proprio prendersi cura della formazione dei bambini e poi dei ragazzi. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire essere attenti in primo luogo alla loro crescita e al loro sviluppo, soprattutto a che cosa? Al loro sviluppo del pensiero. Quindi fare in modo, creare un ambiente in cui ognuno trovi il suo posto e possa scoprire fondamentalmente qualcosa di sé, per poi condividere le proprie idee, capire se quello che ha imparato è giusto o sbagliato, mettere in discussione anche quello che via via si viene a conoscere e ad apprendere. E chissà, magari proporre anche alternative diverse, a quelle che sta vivendo o Proprio stiamo per questo, vivendo. dottoressa, come può la scuola contribuire a formare non solo degli studenti competenti dal punto di vista accademico, ma anche a sviluppare, a contribuire appunto allo sviluppo di individui che siano sia equilibrati che consapevoli? Ma dunque, ritorno un secondo indietro dicendo che la parola scuola deriva proprio dal greco e significa tempo libero, che non vuol dire un tempo in cui uno non fa nulla, ma libero da impegni materiali, che significa un tempo da dedicare proprio alla propria anima, alla propria mente e, ripeto, ribadisco al proprio pensiero. Detto questo, se la scuola in questa, operasse in questa cornice umanistica, nella quale più o meno, è stata fino a poco tempo fa, almeno per l'Occidente europeo, dovrebbe portare avanti questo tipo di dovrebbe avere questa cornice, ecco, dovrebbe avere come cornice proprio questo impianto umanistico che tenga soprattutto e parta dall'individuo come un essere psichico e quindi come tale proprio prestare attenzione anche allo sviluppo. Soprattutto allo sviluppo emotivo dei sentimenti, perché comunque non ci dimentichiamo che i sentimenti si imparano, i sentimenti si apprendono attraverso la cultura, pensiamo ai miti, pensiamo alle fiabe, pensiamo ai romanzi, quindi i sentimenti si imparano, così come pure si dovrebbe imparare la gestione delle emozioni, che comunque alcune sono innate, lo sappiamo, quindi ci dovrebbe essere questa prosecuzione del lavoro che dovrebbe avvenire chiaramente in primo luogo in famiglia attraverso gli insegnanti, per
proprio questa sorta di mediazione, di modulare le emozioni che, come sappiamo bene, non è che siano all'inizio equilibrate, e quindi a saperle gestire, a saper gestire il conflitto, quindi prevedere proprio una crescita armonica. Detto questo, che è un po' comunque sostanzialmente una ripetizione di quello di cosa penso io della scuola, che prima ho detto, bisogna vedere, capire cos'è rimasto oggi della scuola, perché effettivamente oggi di tutto questo nella scuola si fa poco, forse quasi nulla mi verrebbe da dire perché. Perché purtroppo questa cornice umanistica non c'è più, è stata un po' soppiantata da un paradigma diverso. La scuola non più agenzia educativa, ma mi viene da dire senza ombra di dubbio una scuola più azienda. E quando la scuola è un'azienda, ragiona in termini di profitto, ragiona in termini di efficienza. E quindi, come tale, non può dare spazio alla soggettività, alla creatività. Oggi chi fa più i temi? A scuola, si fanno più i temi, soprattutto quelli a carattere, ma neanche gli altri, ma soprattutto quelli a carattere soggettivo. Quindi, se la soggettività non c'è più, come facciamo noi? Dove ci attacchiamo per far emergere tutta quella parte psichica che appunto riguarda il sentire, la relazione, le emozioni? No, perché oggi si privilegiano appunto altre cose. Oggi si privilegiano i test, le crocette, barrare la casellina giusta. Si va, diciamo che anche gli insegnanti purtroppo si ritrovano in una condizione che più che essere educatori devono essere addestratori e gli alunni e gli studenti devono essere degli esecutori sostanzialmente, che sono un po' compiti che dovrebbero essere più, che attengono di più ai primati che non agli esseri umani, perché che vogliamo o no, non ci possiamo raccontare oggi cose differenti. Oggi è tutto. Fra l'altro, la scuola si serve di tutta una serie di tecnoapparati, Invalsi, INDIRE, OCSE, Fondazione Agnelli, che proprio indicano la strada per la standardizzazione e la globalizzazione dei traguardi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire un po' la formattazione dei cervelli. Perché questo è. Ora poi, con l'avvento, l'introduzione dell'intelligenza artificiale, io spero e mi auguro che non entri così a gamba tesa nelle scuole, perché oggi gli studenti devono scrivere qualcosa, devono fare un tema, risolvere un problema, cliccano, digitano Certo, ma con l'intelligenza. questa nuova adozione di queste nuove metodologie, dottoressa, come si fa a bilanciare questa nuova adozione con il mantenimento dei valori tradizionali che da sempre praticamente la scuola trasmette? Il problema è uno solo, il problema è che bisognerebbe mettere, allora innanzitutto riconoscere e fare un passo indietro e riconoscere veramente concretamente il ruolo educativo che la scuola ha e riveste in una società, perché a me sembra che oggi non ci sia più questa visione della scuola. E di conseguenza andare a agire in primis proprio sulle cause che possono determinare una,
una cattiva formazione. E cosa vuol dire questo? Questo qui vuol dire che prima ancora di occuparsi della digitalizzazione, delle LIM e di tutti questi strumenti che sono diventati un fine più che un mezzo, occuparsi di quello, di cui la scuola ha veramente bisogno. Che cosa sono? Di cosa la scuola ha bisogno oggi? Oggi, secondo me, la scuola avrebbe bisogno, prima di tutto, di un'edilizia sicura, efficiente, adeguata. Oggi il 40% degli edifici scolastici non hanno l'agibilità e questo lo vediamo tutti i giorni, soffitti che magari cadono, infiltrazioni d'acqua, bagni inagibili, pareti che si. Cioè, l'edilizia scolastica è deficitaria, ma tanto, tanto. Quindi, questa è una cosa. L'altra cosa sono queste benedette classi pollaio di cui si parla ormai da anni, che però tali restano. Se noi non svoltiamo le classi, come facciamo a dare spazio, a dare la sufficiente attenzione, a cogliere segnali di disagio? A fare questi percorsi personalizzati per chi ne ha bisogno, che sono comunque previsti anche dalla legge, vedi la 104, vedi la 170, i BES, i DSA. Quindi, come si fa con 26, 27, 28 alunni per classe a dare il giusto spazio, a fare in modo di creare un ambiente positivo di crescita? Quindi io credo che veramente siamo un po' fuori strada, nel senso che se non partiamo dalle cose di base, non possiamo poi parlare di recupero di formazione, di gestione delle emozioni, di equilibri affettivi e tutto il resto. Cioè, come facciamo a diminuire il disagio in questo clima così, e non parliamo poi degli insegnanti precari, perché anche questo, anche qui si aprirebbe un file infinito. Quindi anche questi insegnanti che si ritrovano smarriti, che si ritrovano alla mercé del primo che passa, perché comunque il loro ruolo non è più il ruolo che avevano una volta. Oggi veramente sono così alla mercé un po' di chi vuol dire la sua, perché tutti, genitori in primis, si sentono in diritto di dire all'insegnante come deve fare, come deve valutare, che ha dato troppo poco, ha dato troppo, ha punito ingiustamente, quindi il bambino è frustrato, il bambino è traumatizzato. Oggi tutti si sentono in diritto di poter in qualche modo crocifiggere gli insegnanti, perché questo è un dato di fatto. Quindi, Sì, se gli sì. insegnanti, questo deve venire dall'alto, cioè qui è proprio il ruolo, è la politica che si deve far carico di ricollocare, di ridare dignità agli insegnanti, dignità e riconoscimento giuridico, pedagogico e anche economico, perché non ci dimentichiamo che il cavallo che è stato un po' sbandierato da sempre, questa storia che l'insegnante sì, però ha 3 mesi di vacanza, cioè io credo che insomma, ormai non tenga più e che effettivamente chi non ha provato a lavorare nella scuola sicuramente non lo sa, ma io posso garantire che chi fa il lavoro, che un insegnante, un professore, che fa il proprio lavoro con impegno, è veramente un lavoro poco retribuito rispetto alla sacrosanta responsabilità che ha nei confronti dei figli, non di tutti, ma di ciascuno. Se riconoscessimo questo, non saremmo così feroci nei giudizi quando parliamo degli insegnanti. Poi c'è il buono e il cattivo dappertutto.
Dottoressa, ma secondo lei quale strategia o quali programmi potrebbero essere efficaci per rendere l'ambiente scolastico inclusivo e rispettoso delle diversità? Ma guardi, innanzitutto appunto ridare alla scuola e quindi attraverso le persone che la scuola la fanno, perché non sono le grandi riforme che fanno funzionare bene una scuola, ma sono le persone che ci lavorano, quindi gli insegnanti che si mettono in gioco, che si sacrificano, che si spendono per far funzionare una cosa, il personale ATA, perché anche il personale ATA ha la sua importanza, che è spesso poco apprezzata, poco valorizzata, per esempio, mentre invece c'è tutto quel contesto di umanità che andrebbe salvaguardato. Detto questo, bisogna che in qualche modo rifarsi molto semplicemente a quello che già svariati anni fa diceva Don Milani: cos'è che rende uguali? È la lingua che rende uguali, quindi in primis per contrastare appunto le disuguaglianze è dare la possibilità a ciascuno di poter comunicare, di impadronirsi del linguaggio proprio per mettersi nella condizione di avere degli scambi, di crescere, di poter discutere. E questa è una cosa, di pari passo, cosa ci va? Ci va che quando io so, mi sono impadronita del linguaggio, quindi posso, comprenderti e tu puoi comprendere me, il discorso molto per me fondamentale, che oggi purtroppo, sembra svanito nel nulla, è il discorso della responsabilità. Perché se è vero che l'empatia è pressoché impossibile insegnarla, e oggi con questa parola la si cavalca a volte così anche proprio a caso, è pur vero che invece la responsabilità e il senso di responsabilità è una competenza psicologica indispensabile per poter vivere in una società. E la scuola che cos'è se non un laboratorio sociale? Solo che purtroppo oggi il senso di responsabilità è pressoché sparito perché comunque le azioni, i comportamenti, la comunicazione passa attraverso i social e passando attraverso i social viene tutto misurato sui like. E quindi like e follower, per cui c'è proprio questo sganciamento, non si dà più valore a quello che si fa. Il valore, quello che si fa, viene a quello che facciamo, viene riconosciuto il valore dai like. Quindi se io faccio anche una cosa che assolutamente non va fatta, però ho i like, ecco, quella lì è quello che mi dà valore a me come persona, come ragazzo, come bambino, eccetera. Guardi, io veramente, forse sarà perché sto invecchiando, ma provo veramente un dolore quasi fisico quando sento certe cose. Proprio l'altra sera in televisione hanno menzionato una scuola nel Lazio, vicino a Roma, non ricordo esattamente il nome, un istituto agrario che aveva nei campi lì attorno appunto alla scuola dei vitelli, le mucche, che sono state prese a frecce, a frecciate da dei ragazzi che hanno scavalcato ovviamente la recinzione. E non mi vorrei sbagliare, ma è morto anche proprio un animale. Ora io, ecco, di fronte a queste cose, dico, certo, la scuola, deve in qualche modo rispondere di queste cose, perché questo è un degrado,
sociale che non ha pari, che non ha uguali, quella capretta sempre che è stata uccisa a calci. Cioè, come si può pensare. Assurdo, dottoressa, è veramente assurdo. Ma come si può fare? Come si può creare un ambiente che lo studente senta da supporto, che gli faccia appunto da supporto e che possa incoraggiarlo? Perché sembrerebbe quasi che invece lo studente si senta stressato dall'ambiente scuola. Che cosa si può fare per risolvere questo problema, secondo lei? Allora, dunque, il discorso stress, un attimo, nel senso che vorrei spendere due parole proprio per dire che di fronte a queste cose è assolutamente necessario che ognuno riprenda il proprio ruolo. Quindi la famiglia deve pensare a fare la famiglia, i genitori devono pensare a fare i genitori e appunto a dare il supporto ai propri figli. Quindi a creare un ambiente familiare sereno, a capire dove vanno aiutati, dove invece vanno aiutati un po' meno, a capire che uno zaino lo possono fare da soli. Insomma, voglio dire che il copione viene prima dato in famiglia. Gli insegnanti devono essere, appunto, come dicevo prima, e non mi stancherò mai di ripeterlo, devono riprendersi il loro posto dentro la scuola, perché ci sono insegnanti bravi e preparati che hanno voglia di fare, e quindi bisogna che noi glielo lasciamo fare. Fatto questo, resta poco altro da fare, nel senso che se ognuno fa il suo e fa il proprio pezzo, le cose, sicuramente non dico che risolviamo i problemi, ma se insieme dimezziamo le classi, se facciamo in modo di avere degli ambienti sani, degli ambienti proprio anche strutturalmente adeguati, le cose cominciano ad andare meglio perché avremo più tempo, per stare, per parlare, per comunicare. Bisogna anche mettersi nell'ottica, di cominciare a contrastare anche un po' questo uso di questi strumenti digitali, che alla fine, non vengono usati come strumenti, ma sono proprio un fine. Quindi, come facciamo a recuperare e a fare in modo, come diceva lei, di creare più benessere. Anche perché non ci dimentichiamo che è vero che molti studenti sono stressati, e basti pensare a tutti i casi di suicidio, voglio dire, negli ultimi tempi, però è anche vero che non diamo la colpa alla scuola di tutto questo stress, perché quando un ragazzo arriva a scuola e anche quando un bambino arriva a scuola, cioè ha già al suo attivo tutta una serie di situazioni che magari lo rendono più vulnerabile, che magari lo rendono più fragile, più esposto al rischio magari di subire o di vivere certe situazioni normali in maniera invece meno normale. Quindi, insomma, io direi che anche su questa faccenda dello stress vada un po' rivista e, come tutte le cose, vada contestualizzata e trattata nella sua complessità. Perché è facile dire: ah, il mio figlio è traumatizzato perché il professore gli ha dato 4, gli ha dato 5. Bisogna vedere cosa c'è dietro, cosa è venuto prima di quel 5 e cosa è venuto prima di questo presunto trauma diagnosticato, chissà perché, quasi sempre dai genitori, insomma. Ecco, quindi Certo, parliamo di dottoressa. quello Quindi se ognuno si riprende le proprie che. responsabilità e adempie al proprio ruolo, le cose piano piano si dovrebbero rimettere al loro posto, la scuola, l'alunno, i genitori. Sicuramente sì, il problema è cosa vogliamo che sia la scuola. Questo è il grosso interrogativo. Se lei, non so, io ci sto abbastanza dietro perché è un tema che appunto mi sta molto a cuore, avendola vissuta in prima persona, c'è un fiorire di queste scuole parentali. Cioè, facciamoci due domande. Dove ci porterà tutto questo?
Così è uno scenario che mi inquieta perché le disuguaglianze comunque aumenteranno, che già non ce ne sono poche, perché aumenteranno perché la scuola pubblica diventerà un po' poi il ricettacolo, no? Di coloro i quali non si possono permettere altro. E mi creda, non è un fenomeno da sottovalutare, non è neanche un fenomeno così sporadico, così diciamo una ogni tanto, no, no, stanno proprio fiorendo come funghi, insomma, per cui pensiamoci, insomma, non mi sembra una gran bella cosa. E anche se siamo arrivati fin qui, diciamolo fino in fondo, è stato anche perché c'è stato un po' un caldeggiare, no? Questo permissivismo a oltranza. Anche illustri psicologi, illustri pedagogisti hanno contrastato e hanno un po' tacciato di inadeguatezza insegnanti, gli insegnanti soprattutto, no? Della serie, se un alunno ti tratta così, fatti due domande. Insomma, c'è stato molto questo volere, questa bocciatura degli insegnanti, guai, no? Se un genitore si permetteva di dare una sculacciata a un bambino, addirittura io personalmente ho sentito dei genitori dire: ah, non posso dargli una sculacciata perché sennò mi denunciano agli assistenti sociali. Quindi c'è stato proprio quest'ondata di permissivismo a oltranza e anche di demonizzazione di questo autoritarismo, di questa educazione che oggi, o perlomeno ora, si sta facendo un passo indietro, ma doveva essere in orizzontale, no? Quindi siamo tutti amici, tutti fratelli, mentre invece la verticalità è necessaria, altrimenti ci si perde. Molti genitori, io li capisco anche, perché sono smarriti pure loro, non sanno più cosa è giusto, cosa è sbagliato, si sentono in difetto se devono dire quello che pensano, se devono esprimere la loro etica, i loro valori morali. Perché veramente quando c'è confusione, c'è poi diventa tutto relativo, no? Diventa tutto relativo, quindi il ragazzino che spara ai pallini di plastica, quello che è, alla professoressa, capito comunque, ma non è successo niente, insomma, ecco, non è successo niente, magari è la Eh sì. bravata, Eh cioè, ecco. sì, dottoressa, è proprio così. Io la ringrazio per la sua sensibilità perché lei ancora una volta ha trattato un argomento che riguarda i nostri giovani che sappiamo essere la parte più importante della nostra società, quelli che saranno un giorno le donne e gli uomini. Io volevo ricordare ai nostri telespettatori che se desiderassero fare qualche domanda alla dottoressa Antonelli, la dottoressa è ben lieta di rispondere. Allo stesso modo, se avete in mente un argomento che volete che la dottoressa tratti, per favore scrivetelo alla email della dottoressa che è info@antonelliada.it e la dottoressa sarà ben lieta di rispondervi e di trattare alla prossima puntata l'argomento che desiderate che venga trattato. Io saluto la dottoressa Antonelli, come sempre, un grande piacere. A presto, dottoressa. A presto, grazie a tutti voi. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.